Rage e Giulia Luzzi, benvenuti a DueRighe.com. Io vi Sì. chiedo subito, siete proprio in partenza per Sanremo e tutti e due avete una grande esperienza di palco, in TV, in teatro. Giulia viene da Romeo e Giulietta, Arena di Verona, un sacco di teatri e Rage, tournée in tutta Italia. Come vivrete il palco di Sanremo? Se questo vi dà una mano in più oppure annulla tutto quanto perché Sanremo è Sanremo? Io credo che tutto serva, Tutto serve, sì. sì. Ci darà sicuramente una mano. Ovvio è che il palco di Sanremo fa È unico. tremare le gambe giganti, quindi noi che siamo nuovi in quel contesto Sì. sicuramente ci faremo forza l'un Sì. l'altro. Però sicuramente tutti questi anni di palchi, chi per un motivo, chi per un altro, costituiscono un grande, una sicurezza che poi magari in alcuni momenti sentiremo crollare, però inconsciamente secondo me ce l'hai sempre. Certo. Ovviamente, se non è la prima volta che hai davanti a te un pubblico, sia da casa che lì presente, che comunque sai che ha l'occhio puntato in quel momento solo su di te. Questo può diventare molto difficile da gestire, se invece già ci hai fatto l'abitudine, anche se Sanremo è Sanremo, però la base è quella comunque. Siete due mondi molto diversi che si incontrano. Questo vi ha subito, cioè siete entrati subito in confidenza oppure è stato un periodo in cui vi siete un attimo scambiati No, vabbè, la idee? confidenza e la sintonia ci sono subito state, ma quello penso che dipenda dal fatto che, insomma, le persone, a prescindere dall'attività artistica, abbiano in comune delle cose in qualità di esseri umani. E quindi, antropologicamente parlando, è un'altra cosa. A livello musicale, ovviamente, i brani che abbiamo scelto, che abbiamo preparato poi per questo festival, mettono in risalto i nostri punti di forza per entrambi Sì. e sono l'esatto connubio tra i due mondi, quindi è perfetto. Perfetto, adesso usciranno dopo il festival, durante il festival, i vostri rispettivi Durante, album. ci siamo connessi anche Durante? su questo, Sì, entrambi i 10 perfetto. usciremo. E quindi che cosa avete messo di voi nei vostri album? Rage è un album a cui mi hai detto hai scritto la canzone più bella Sì. della tua storia, invece Giulia, un album che tanti aspettavano da Un molto album tempo. che tanti aspettavano, è vero, finalmente mi sono tolta la voglia di incidere questo album, questo primo album che mi rappresenta moltissimo, di cui vado molto fiera, che ho cercato di curare alla minima perfezione, veramente dal capello, dalla grafica che insomma ho studiato, ho voluto mettere la mia, ecco, ho voluto. Non sono una semplice interprete di questo disco, ma mi sento anche un po' proprio la realizzatrice, nel senso che qualsiasi cosa è stata decisa, che tu dirai, certo, è normale, però magari ci sono artisti che lasciano fare questo ai Certo. propri discografici o a chi di dovere. Io invece ho voluto essere proprio presente e approvare il tutto. E, appunto, si chiamerà Togliamoci la voglia, prodotto da Roberto Cardelli, conterrà 12 pezzi, 10 inediti, 4 scritti anche da me, due cover, tra cui quella di Sanremo, e poi c'è Non je ne regrette rien di Edith Piaf, riarrangiata, rivisitata in maniera coerente con il mio progetto. Siamo all'album di Rage Per adesso. quel che mi riguarda, un album che viene riedito per l'occasione Sanremo, quindi Alex Sanremo Edition. Alex era uscito a settembre, ci aveva dato grandi soddisfazioni, quattro singoli estratti, 4 milioni di visualizzazioni, terzo posto in classifica Fimi, un tour che è andato benissimo, l'aver scritto con e per Tiziano Ferro, tutte cose fantastiche. Dopo aver messo questa ciliegina sulla torta con Sanremo, quindi chiudendo il 2016 in bellezza, abbiamo scelto di fare questo Alex Sanremo Edition, che all'interno conterrà altri, oltre al brano in gara e la cover, due inediti, tra cui la canzone più bella che abbia mai scritto, che è Il primo passo di Armstrong, e il brano Dimenticare mai con Annalisa, che è un passo dall'oro che non era mai stato pubblicato su supporto fisico, quindi. Perfetto, in bocca al lupo per questa Grazie ragazzi, esperienza. crepi, ciao! Ciao, ci Guardate vediamo a Sanremo, Sanremo. ciao!